Ciao a tutti ragazzi e bentrovati qui con un nuovo gameplay. Io sono Black Force Z, la puntata del gameplay del Black Force Heroes of the Storm Malfurion Quick Match, dato che devo fare tre partite con un eroe di supporto. Come sapete, il supporto è la mia classe che gioco meglio, la mia main. Qui farò una build da partita veloce. Come primo talento andiamo a prendere armonia, fuoco lunare, 12 costi di mana di ricrescita. Non mi ricordo se questa è la stessa build che uso anche nelle partite ranked. Forse un leggero cambiamento alla fine. Qui mi ero un attimo rincoglionito, cosa stavo facendo. Quindi sparo il fuoco lunare e poi butto su il mana a Illidan, che tra l'altro non mi può neanche prendere la D, quindi la mia D andrà sicuramente 100% delle volte su Jaina. Quindi la mia Q invece deve andare 100% delle volte su Illidan. Mi devo sempre ricordare di sparare la Q, la W prima della Q, ovvero fuoco lunare prima di andare a curare, così posso massimizzare l'effetto della mia abilità. Attenzione, bravo Illidan, che è un attimo arretrato per andare a coprire Jaina. Gli vado a portare alta la vita. Siamo su questa mappa degli altari. Non è che a me faccia proprio impazzire questa mappa, però vabbè. Via via via, back 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 back, c'è un cattivissimo Zeratul. Io farò un back totale. Non posso fare un back totale dato che comunque ci sono i miei alleati in questa zona. Devo per forza andare a sparare tutto quello che ho. Non sono ancora andato a guardare il team, ma non mi sembra un gran team per quello che stanno facendo almeno. Kill su Zeratul, ok, ottimo. Bisogna continuare a pressare forte. Andiamo a curare Jaina. Qui mi devo tenere le abilità, il mana per le abilità, probabilmente per andare a curare qualcuno, o comunque cercare di andare ad abbassare la cura e poi con la W e poi andare a curare effettivamente qualcuno, tipo me stesso in questa occasione. Tiriamo sul mana ancora Jaina, visto che abbiamo una Jaina nuova. Nova mi piace molto, però bisogna essere veramente molto bravi a giocarlo. Qui bam, poi mi tiro sulla la vita a me. Qui non volevo andare a prendere il secondo talento. Come secondo talento comunque abbiamo estende la portata dell'abilità base, quindi ci può essere d'aiuto. Qui ci muore malissimo Jaina e noi dobbiamo andare addirittura back. Noi dobbiamo fare addirittura un back, ma manca qualcuno dei nostri o... Manca nessuno, perché siamo veramente così bassi. Tra l'altro qui ci fregheranno anche... Ah, non voglio morire, non voglio morire, non voglio morire. Ci faranno anche l'immortale lì, il guerriero ciccione nella faccia. Tanto per godere un po', e lo vanno a fare in questo momento, credo. Curo Tassadar, ma il punitore mortaio, ce lo becchiamo nei denti noi. Va bene che i primi non sono altamente significativi, però meglio non prenderseli contro, che è sempre un'ottima cosa. Muore Tassadar in malissimo modo nonostante i miei superpoteri nel difenderlo. Curo Jaina, andiamo back, e niente, Jaina muore anche lei come una povera deficiente. Doppia la mia cura e dopo essersi presa la fontana. Illidan, vuoi morire anche tu oppure tu vuoi restare vivo? Ok, abbiamo fatto questo punitore senza prendere nemmeno tantissimo danno. Questo Illidan ignorantissimo che carica. Bravo, brava, brava, no, Nova, ottima giocata qui di Nova. Io devo andare assolutamente back o posso curarmi? Non ho mana, vabbè, vado back a ricaricare.
bella giocare quella di Nova. Nova è un personaggio che basa tutta la sua, il suo gameplay sull'essere sempre in posizione e cercare di fare più kill possibili senza mai morire. Ogni kill che subisce Nova è veramente fatale. Qui noi dobbiamo prendere assolutamente exp. Terzo talento prendiamo, aumenta la durata di ricrescita. Andiamo noi soli, anche se non mi piace tantissimo come cosa, perché siamo dei fottuti healer bastardi e quindi necessiteremo di qualcuno. Gli dico di non lasciare l'healer da solo perché è una brutta cosa, e cerco di andare bot per aiutarli in sto massacro. Occhio che c'è un Rexxar, pericolosissima sta cosa. Io devo riuscire ad arrivare il più velocemente possibile e curare il mondo praticamente. Ok, però intanto si stanno pushando. Stanno pushando top e tra l'altro anche mid, che ora mid è andato quell'altro, va bene. Ora qui dobbiamo assolutamente fare questo, che è importante per noi. Vita 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 vita, devo andare a prendere Tassadar. Da prendere Tassadar, devono tirare giù Nova il più velocemente possibile. Questi altri mi tiro sulla vita, li fermo. Ok, ottimo. Vado a prendere la fontana, che è sempre qualità. Curiamo Jaina per tenerla su. Uff, stiamo facendo veramente dei miracoli. Solo che ancora il loro tempo di respawn è abbastanza alto, è abbastanza basso, quindi non ci dà il tempo. Dobbiamo tenere bene tutta la partita, che stiamo giocando molto meglio dei nostri avversari. Infatti questa tranquility che arriva, come beh, tutti saprete, l'altra non si vede dai nemici, dice, e lì silenzio, addirittura un Malfurion che punta sul fare danno e non la vita del Fire, credo. Dobbiamo essere bravi a utilizzare Tranquility. Qui io do vita al mondo. E siamo riusciti a fare il nostro bel punitore. Abbiamo fatto un sacco di danni. Qui gli mando anche un bel good job ai miei alleati, che stanno giocando veramente bene. Non volevo andare back per il mana proprio in questo momento che stiamo pushando. E infatti non lo farò, di ignoranza proprio. E andiamo avanti con la nostra giocata. Qui cerchiamo di fermare Rexxar e la sua stupidissima Misha. Ottimo, ce l'abbiamo fatta. Siamo veramente avanti di tantissimo. Stiamo facendo dei danni paurosi. Ah, c'è un tasso da anche di là. Non sono neanche a vedere le squadre. Proprio così, ignoranza becera. Non ho preso nessuna vera nova. Ottima cosa. Vediamo se si riesce a killare Tassadar. No, probabilmente io andrei back, dato che probabilmente abbiamo tutte le ulti sotto carica. Però siamo avanti, loro non hanno ulti, e quella è una cosa ottima, direi, perché il fatto che loro non abbiano ulti, l'ultimate è importante. Approvo la scelta dei miei alleati di andare back, io per primo l'ho fatto. Direi di fare campi, non so, sì. Facciamo i campi, mi confermano anche i miei alleati, quindi direi che ci sta alla stragrandissima. Io e Tassadar, i due supporti, comunque siamo Malfurion, Jaina, Illidan, Tassadar, Nova contro Nova, Tassadar, Nazebo, Zeratul, Rexxar. Ui. Questo Illidan spavaldo. Tanto abbiamo preso una kill su Jaina, brutta. Brutta la kill su Jaina. E mi hanno killato anche a me. Ma ci sono Nova, Zeratul,
Non so cosa di gente che sta nascosto ti fa danno. Comunque, dopo l'ultimate prendiamo semi vitali. Gli eroi alleati ricevono periodicamente gli effetti di ricrescita. È una ricrescita passiva. Praticamente. Siamo ancora avanti, per ora loro hanno le ultimate. No, ha preso il tiro triplo, anche la nostra non ha prezzo. Testa dall'arconte giusto, Nazibo lo spirito vorace. Ok. Prigione del vuoto, ok. Era bestiale, ok. Noi abbiamo, ok, l'arconte. Metamorfosi. Che ci sta? Dove sono finiti i miei alleati qui? Che cazzo fanno? Perché? Ha voluto fare il campo lasciando Lillard da solo, vabbè. Io anche coglione a guardare la roba, però sì, vabbè. Tra l'altro non avevo neanche l'altro, quindi poco da fare. Jane ha preso l'anello di ghiaccio, ma preferisco di gran lunga l'elementale, comunque li hanno massacrati, quindi tutto ok. Vedere quanto ho curato, 17.000, ho già curato contro 15.000 di Tassadar, i 7.000 del nostro Tassadar. Probabilmente il nostro Tassadar sta andando full DPS. Cosa che apprezza? Abbiamo un tank, abbiamo Illidan, abbiamo Tassadar, dei tank abbastanza improvvisati, però lì. Quando è quello che ti dà la casa tu lo accetti, di Alcerexa, quindi anche per loro un tank non proprio efficientissimo, ma vabbè. 36 su 40, quindi stiamo per fare il nostro bel punitore arcano, ottimo. Andiamo a pushare, qui c'è tra l'altro questa. Qui possiamo intervenire proprio di cattiveria noi. Andandoci a curare anche il Gesù Cristo. E a dar mana ai nostri alleati, nonché curarli e fare un sacco di cose belle. Io qui devo andare assolutamente indietro. Mi cura anche, guardate il mana di Malfurion come cala la velocità della luce. Qualsiasi cosa si fa. Questi io magari li prenderei, no? Perché lasciarli lì così non credo sia proprio bellissimo. E ma il punitore è ancora vivo, loro sono morti in 4. Sfacelo. Al 16, il penultimo, prendiamo questo. Concentrazione di tempo di recupero quando l'assalto è vicino al massimo. Siete un healer, quindi la vostra salute è spesso vicina al massimo, anche perché se no ve la curate, quindi ecco, ho sprecato malissimo. Siete un recupero quando la salute è vicina al massimo, quindi direi che questa ci sta tutta. Recupero 3 secondi, 10 secondi, vedete com'è. Fuoco lunare, la salute o il mana? Vabbè. Ah, ok, sono sempre 3 secondi, ma 3 secondi che scorrono più velocemente. Bravo Illidan, ti curo anche dato che sei stato così bravo. Fuoco lunare ancora, andiamoci a prendere il campo, ottimo. Tassa d'erba back, quindi non lo curo. Dovremmo andare a fermare qua, giusto per fare le cose come devono essere fatte. Pushare la lane, andare a prendere l'altro campo dei mercenari che è qua. Ecco, prendere due campi di mercenari è una cosa che ci possiamo permettere di fare in questo momento, perché ovviamente abbiamo un buon vantaggio, altrimenti è una cosa che io sconsiglio, soprattutto in fasi così avanzate della partita. Dovreste stare sempre tutti assieme, vicini vicini. Andiamo a tirare sul mana di qualcuno, saranno tutti al massimo, visto Jaina torna adesso dal back, quindi ce l'ha anche lei probabilmente al massimo. Pushiamo un po', a sto punto direi di pushare un po', e qui c'è un Tassadar che si vuole salvare per culo, ma io farò tutto quello che posso per impedirglielo. I numeri qui su questo Tassadar e su questo
coso cattivo di Nazibo. Su questo spirito vorace cattivissimo di Nazibo, ora faremo probabilmente un punitore arcano. Senza nemmeno troppa preoccupazione, questo Illidan che parte così da solo mi fa un po' paura, non so dove volà, vuole pushare semplicemente sopra. Vabbè, ci può stare. Qui io cerco di usare il Moonfire per fare più danni possibili, tanto i miei avversari sono tornati soltanto in questo momento, noi abbiamo fatto i 16 su 40, quando arrivano dovremmo essere probabilmente ad una trentina. Il che ti permette di giocartela bene, puoi andare back, farti un po' di vita e mana se ti serve, a quel punto ritornare ringallustito più che mai ad arare i tuoi avversari. Riusciamo probabilmente anche a fare il 40 su 40, probabilmente poi vado back, infatti riusciamo a fare anche il 40 su 40 di teschietti per prendersi il punitore. A sto punto no, il punitore è un pusher assassino, quindi ha bisogno di un tank, non regge tantissimo da solo. Gildan ha fatto probabilmente questi prima, mentre non guardavo. E vediamo un po'. Allora sono sotto un treno perché sono fra poco sotto di 3 livelli un po', quindi molto male per loro. Vediamo se riusciamo a salvare sto Tassadar. Attiviamo Tranquility. Ah, Stasi. Stasi del buon vecchio Zeratul. Però noi continuiamo a fare tantissimo danno e se ne frega veramente poco. Moonfire. Curiamo Nova. Anche se Nova effettivamente non è che ha proprio bisogno dell'healer che la curi, dato che comunque non dovrebbe mai richiedere. E qui prendiamo inversione. Mentre le cure fornite, anche questo è bello, però a 0 tempi di recupero è veramente forte. Facciamo questo, inversione, torniamo a sparare come dei matti. E ok, GG, well played. Boh, ragazzi, partita che si va a concludere in questo modo abbastanza rapido. Io penso che questa sia una build veramente discreta per giocare Malfurion in ranked, in partite veloci, ma anche in ranked, credo. Io vi ringrazio per la visione, questo era il gameplay del Black Force su Heroes of the Storm quest'oggi. Noi ci vediamo con il prossimo cast o gameplay in live. Io vi ringrazio per la visione, vi ricordo di mettere mi piace, commentare, iscrivervi al canale se vi piacciono i miei video. Felicissimo sempre di leggere i vostri commenti, cerco di rispondervi appena posso. Noi ci vediamo con il prossimo video, ciao a tutti ragazzi.